Ormai, come ogni tormentone che si rispetti, anche la città di Agropoli, in coda ad altre località della provincia salernitana, accoglie Samara, la spaventosa ragazzina del film d'orrore The Ring, che se ne va in giro tutta sola di notte a spaventare i passanti gridando a squarciagola con un coltello nelle mani. È stata avvistata, infatti, anche nella cittadina agropolese da diversi cittadini in piazza della Repubblica, presso la fornace di campamento e per le strade, e non ha risparmiato spavento. Cammina a piedi nudi, di solito di notte, per le strade con abito bianco lungo fino ai piedi e i capelli lunghi neri sul volto. Un gioco pericoloso che rischia di finire male. Infatti, c'è già chi minaccia di investire Samara o di picchiarla se mai dovesse trovarsela di fronte. Questa persona gira indisturbata da giorni per la città senza nessuno che muove un dito. Ma le forze dell'ordine, dove sono? I miei figli, che non vogliono più uscire per paura di incontrarla, sono terrorizzati. Il loro primo pensiero è: dove sarà adesso Samara? Questo è un commento di una mamma arrabbiata per questa situazione insomma in città da qualche giorno non si fa altro che parlare di samara è partita infatti una sorta di gara a chi la vede per primo e scatta delle foto o realizza un video per poi postarlo su facebook l'origine di questo gioco resta ancora sconosciuta si tratterebbe di una sfida nata su internet ma non si esclude che alla base ci sia un'operazione pubblicitaria che poi sarebbe stata emulata da giovanissimi il consiglio a tutti coloro che la incontrano è di ignorarla solo così si può far terminare un gioco banale come quello che stiamo assistendo in questi giorni e che potrebbe finire male.